Ciao, bella anima. Un grande cambiamento è alle porte, e ottobre non deluderà con molti portali celesti ed energie di trasmutazione, per spingerci nel nostro percorso evolutivo. Un'eclissi, una cometa, sciami meteorici e la superluna piena, insieme ad altri importanti passaggi portali, stanno alimentando la nostra rinascita e chiamandoci al nostro destino. Con queste energie di supporto e benevolenti, questo mese siamo in grado di aumentare la nostra conoscenza interiore, chiarezza psichica e intuizione. In tal modo, abbiamo la capacità di rispondere pienamente alle esperienze esterne, anche se caotiche o spaventose, con maggiore chiarezza, ascolto del cuore più profondo e connessione ai bisogni della nostra anima. Basandoci sulle precedenti scoperte nell'autentica verità, nella libertà interiore e in un più sano senso di autostima, ci spostiamo ora verso ottobre per costruire la nostra intuizione, creatività e immaginazione, per realizzare trasformazioni e cambiamenti alchemici e psicospirituali. In questo mese, il nostro sesto chakra, l'area della fronte, sarà purificato, espanso e ricollegato, dandoci l'opportunità di bypassare l'ego e aprire il nostro campo vibrazionale al campo energetico universale, per ricevere informazioni psichiche e intuitive per supportare il nostro percorso in avanti. Inoltre, il nostro nono chakra della stella blu verrà attivato a frequenze più elevate, avvolgendoci nella libertà karmica divina, consentendo così nuove opportunità, persone e luoghi di supporto che si allineano con il nostro progetto divino. La nostra anima e il nostro corpo saranno riempiti di più luce, aumentando la nostra vibrazione e portandoci più rapidamente in questa nuova linea temporale. I due archetipi del sesto chakra che ci aiuteranno in ottobre sono il saggio e l'alchimista. Il saggio ci supporta nel prendere decisioni personali con chiarezza, scopo e percezione intuitiva. Ci libera dalla confusione, dalla depressione, dalla perdita di memoria, dalla frenesia, congestione mentale e dalla stagnazione personale. L'alchimista assicura la trasformazione del sé interiore quando abbracciamo le nostre esperienze di vita come mezzo per l'ascensione e la padronanza di sé, non un comportamento basato sulla paura o sull'egocentrismo. Questo archetipo racchiude la profonda comprensione che abbiamo, il potere interiore di cambiare la nostra attuale realtà personale lasciando andare la vittima e assumendoci la responsabilità di apportare i cambiamenti necessari, mentre coraggiosamente liberiamo il vecchio. Incorporare questi due archetipi ci sosterrà e ci darà la forza di vivere con più scopo, armonia ed equilibrio, durante questo momento fragile e caotico nel mondo. Canale, Samantha Ortlieb.